Buonasera a tutti, eccoci per la consueta diretta nel quale informiamo, diamo un po' i numeri rispetto alla giornata di oggi, con alcune specifiche. Oggi introduco questa diretta in maniera un po' diversa perché so che la gente ha bisogno di qualche minuto per collegarsi e poi comincia a chiedere nelle domande sotto qual è la situazione, perché ha perso magari i numeri dell'aggiornamento. Quindi permettetemi di iniziare soltanto con una considerazione prima di andare sui numeri. Ieri è stata una giornata straordinaria per questa città e volevo fare alcuni ringraziamenti. Il primo è per quello che si è tenuto a mezzogiorno, la nostra piazza, in quel caso deserta, però di fronte a sette confessioni religiose, grazie all'iniziativa della diocesi che noi abbiamo accompagnato volentieri, estendendo quell'invito a un incontro interreligioso, che hanno pregato assieme, hanno ovviamente anche alla fine recitato quello che io definirei una preghiera laica, perché è stata detta assieme e ci si potevano riconoscere anche i non credenti in quello che è stato un appello a un'unità. Mi permettete questa battuta: se c'è un futuro migliore per il mondo passa anche da una piazza come quella vista ieri, che penso abbia emozionato tutti, non soltanto le persone che hanno uno spirito religioso, ma quelle che hanno a cuore l'umanità tutta. E penso che sia stato un momento straordinario per questa città, nonché storico, che si è chiuso con quelle tre canzoni, tra cui ovviamente l'inno italiano, e permettetemi ancora di ringraziare Massimo e Ros, che sono stati straordinari protagonisti di quel momento, perché vanno vissute anche le emozioni come comunità, anche in un momento come questo. Era il modo di dire: questa piazza è meravigliosa, questo castello è meraviglioso, non vediamo l'ora di poterli rivivere. Vedete, questa situazione di clausura ci sta dando anche molto desiderio, ma al tempo stesso anche la capacità, penso, di dare meno per scontato quella che è la bellezza che ci circonda, quella della nostra città, della nostra comunità. E penso che siano due episodi significativi: la piazza di ieri a mezzogiorno e anche la piazza che ha rappresentato chi in questi giorni ha donato, ha dato tanto, ha dimostrato solidarietà sia fratelli sia comunità, non soltanto la difficoltà, e penso che questo sia stato un segnale importante. Poi il vivere quell'emozione ieri sera tutti assieme, spero che abbia dato il senso di quello che stiamo facendo di fronte a una battaglia più complessiva. Una battaglia, e adesso arrivo ai numeri, che oggi registra alcuni dati che però vanno soppesati, come diceva il commissario Venturi. In Emilia-Romagna oggi sono stati certificati 20.752 casi di positività, sono 312 casi in più rispetto a ieri. Sono ormai 100.000 i test effettuati e sono 9.000 le persone che oggi vengono curate direttamente a casa. Questo racconta anche di un decorso della, diciamo così, del virus sul nostro territorio, sulla nostra regione, che fa fronte a casi sempre meno complessi. Questo è positivo perché lo rivediamo anche all'interno, nella propria evoluzione epidemiologica, anche all'interno di quello che è la pressione sulle strutture sanitarie. Sono infatti 328 oggi i posti di terapia intensiva occupati, 3 in meno rispetto a ieri. Si sono ulteriormente liberati posti Covid nelle strutture ospedaliere della Regione Emilia-Romagna, pari a 17 posti Covid. Sono quindi sempre di più i Covid positivi, quindi le persone positive gestite a casa, perché o asintomatiche o con sintomi più lievi e gestibili direttamente a domicilio. Questo ovviamente, se da una parte rende assolutamente più semplice, diciamo così, il preservare le strutture sanitarie nel momento in cui, abbiamo sempre detto, il punto di riferimento è quanto va sotto pressione il sistema sanitario, dall'altra parte ci dà anche l'opportunità di vedere un decorso della malattia sul nostro territorio che, insomma, allenta un minimo la morsa.
D'altro canto arriviamo a 3.180 casi di positività in provincia di Modena, sono 48 in più rispetto a ieri. Si registra nella nostra provincia 10 decessi. Su questo è stato puntuale Venturi su un tema che stiamo vivendo dall'inizio delle comunicazioni che diamo sui decessi, e spero che insomma quello che ha detto si traduca presto in una linea comunicativa univoca, perché è fortemente imbarazzante a volte. Arriva a volte la comunicazione di un decesso anche dopo 2 giorni, questo perché è legato, per questioni di sicurezza, all'esame autottico, quindi sostanzialmente l'autopsia, che viene fatta dal medico legale. Per questioni di sicurezza a volte i medici legali aspettano di riunire più casistiche per fare, diciamo così, l'esame autottico in maniera più sicura e più sinergica, e questo fa in modo che a volte i dati vengano comunicati proprio in termini di comunicazione come macro aggregati. Questo fa in modo che oggi la provincia di Modena trovi 10 decessi in più. In questi 10 decessi se ne identificano 2 che fanno riferimento alla nostra città, che sale quindi a 44 decessi. In realtà questi decessi sono avvenuti 2 giorni fa, dalle informazioni che ho avuto io, quindi siamo a 44, non sono accaduti adesso, sono accaduti negli ultimi 2 giorni. Mi auguro che la Regione, che per parola di Venturi metterà assieme un sistema comunicativo che probabilmente darà informazioni direttamente tramite il sistema della protezione civile, non più soltanto tramite il sistema delle aziende sanitarie, ci possa dare i dati in maniera più aggiornata e più ordinata. Poco conta, sono ahimè persone che ci hanno lasciato, e quindi il dato emozionale e il fatto che ci siano ancora 2 persone in meno nella nostra comunità ha lo stesso peso. In termini comunicativi però io mi rendo conto che tutte le volte che comunico il numero dei decessi so benissimo che in chi mi ascolta, ma anche in chi li legge pochi minuti prima di comunicarli, quindi nel sottoscritto, provoca quel grande cambiamento che c'è nello stabilire se quella è una giornata più o meno buona. È evidente, è un dato che ha un peso per la nostra comunità, e quindi volevo spiegarvi che a volte è anche estremamente antipatico trovarsi con un dato che arriva, diciamo così, come quando c'è l'imbuto intoppato, no? Che si sblocca e arrivano ahimè i dati macro aggregati in poco tempo, e questo crea maggiore scalpore. Quindi registriamo ahimè 2 decessi nella nostra comunità e arriviamo appunto a 44 decessi totali. Sono 7 i casi riscontrati a Carpi, sono una parte assolutamente minoritaria dei tamponi e degli esami eseguiti. Carpi arriva a 435 casi di positività, il numero delle guarigioni ve lo avevo dato durante la giornata di ieri, quindi questo ci dà il senso di un dato che si è notevolmente ridimensionato in termini di diffusione. Insisto, così come sto facendo con aziende non solo, che oggigiorno uno dei luoghi dove questo sistema di propagazione è più identificabile è in particolare quello del focolaio di origine familiare, dove è assolutamente necessario intervenire, così come si è intervenuti oggi sulle case residenza anziani e sulle strutture di tipo sanitario, che vedono oggi la presenza e la compresenza di tante persone, alcune delle quali malate. Ovviamente mi auguro che presto venga messa in campo un'ulteriore campagna, non soltanto di tamponi, guardate bene, ma anche delle cosiddette saponette per l'esame sierologico, che possono definire una serie di situazioni che anche statisticamente sarebbe importante rilevare al fine di capire qual è il risultato degli sforzi fatti. Il risultato che statisticamente emerge anche dai dati che vi ho portato oggi. È evidente che però noi abbiamo un obiettivo di arrivare a quel ambito, un numero di contagi zero, che significherebbe non che siamo usciti dall'emergenza, ma che senza dubbio abbiamo dato la parola fine a
a una crescita, diciamo così, che giorno per giorno abbiamo visto in questi giorni aumentare, a volte diminuire, affievolirsi, e significherebbe totale controllo sulla linea di contagio e sarebbe qualcosa di assolutamente importante da verificare. L'ho visto io, l'avete visto anche voi, in questi giorni sono stati aperti anche con un nuovo decreto una serie di attività, scelte quindi che derivano da un impianto di tipo nazionale, ma questo non può giustificare il numero di persone che abbiamo visto in giro. Temo che il fatto che una serie di elementi, parlo in particolare del, diciamo così, un periodo così lungo chiuso in casa, l'idea che comunque la linea di contagio si sta ridimensionando, e il fatto che si è arrivati a queste aperture di esercizi considerati, diciamo così, necessari, stia dando un messaggio in questo momento che possiamo in un qualche modo rilassarci. Non è questo, non siamo in questo film, non siamo in questa condizione, quindi il mio richiamo c'è ancora ad attenersi alle regole, i controlli ci sono, io stesso ho dovuto girare anche nella giornata di ieri a orari diversi, poi ieri era Pasquetta, ho visto puntualissimi controlli in giro, e poi dopo magari non erano sotto casa vostra dove avete visto le persone che passeggiavano, vi ho ripetuto che il problema non è quella passeggiata, è l'aggregazione che è fondamentale. Ricordatevi però che ogni volta che uno sta fuori dalle regole sta dando un messaggio alla persona che lo sta vedendo, che è il messaggio del ma sì, ma intanto non faccio niente di male, allora esco anch'io. Il problema è che se ci molliamo tutti assieme buttiamo via il lavoro intenso, i sacrifici fatti in questo momento, e francamente da quello che leggo, da quello che sento, dai vostri messaggi, quando alla sera riesco a rispondere a volte con dei vocali o scrivendo qualcosa a quello che mi scrivete in privato, c'è tanta voglia da parte di tutti quanti voi di tornare, qualcuno dice alla normalità, ma qualcuno dice semplicemente di poter rivivere la mia città, la mia comunità. Bene, sappiate che quell'obiettivo lì dipende da nessun altro che da noi, la colpa non è di qualcun altro, è la capacità che abbiamo noi di rispondere a quelle sollecitazioni. Poi dovremo chiedere sempre il massimo alla sanità, alle forze dell'ordine, all'amministrazione, ognuno deve mettere la propria parte, ma l'elemento fondamentale è la collaborazione di tutti i cittadini. Mi state chiedendo rispetto alle mascherine, sono i giorni in cui i nostri volontari della protezione civile stanno consegnando le mascherine alle persone dei nuclei definiti bisognosi, sia in termini economico-sociali sia in termini sanitari. Quindi molti di voi vedranno arrivare il volontario della protezione civile vestito da volontario della protezione civile con il sacchettino delle mascherine. Lo ridico, mascherina chirurgica, la mascherina chirurgica non vi protegge, ma protegge gli altri da voi. Non vi protegge, protegge gli altri da voi. Quindi quella mascherina va indossata laddove non si riesce, per questioni fisiche, per come è fatto quell'ambiente, a tenere la cosiddetta distanza di sicurezza. Quella mascherina è da utilizzare in particolare negli esercizi o in quei luoghi pubblici, chiusi, dove quella distanza di sicurezza non può essere assicurata, non te lo permette l'ambiente fisico, non te lo permette il fatto che stai vivendo un tuo momento pubblico, ma sei molto vicino alle altre persone. Quindi la mascherina non è uno status, non è c'ho la mascherina, ho vinto. No, quella mascherina ha una propria utilità e, tra parentesi, visto che la mascherina è di tipo chirurgico, ha anche una propria vita, che è molto corta, perché è legata a un utilizzo di tipo monouso, la adoperi una volta per alcune ore, dopodiché quella mascherina diventa inefficace, non è neanche igienizzabile perché è di un materiale che non permette una reale igienizzazione. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che le mascherine
che non faranno parte della distribuzione che vi ho detto prima, a cui aggiungeremo altre mascherine che siamo riusciti ad avere tramite le donazioni, verranno distribuite dove? Nei luoghi necessari, perché questo è l'altro tema. Io non posso ricevere delle telefonate da persone commesse, ma anche direttori di pezzi della grande distribuzione che mi dicono che tuttora ci sono persone che entrano dentro un supermercato senza la mascherina, ma magari ce l'hanno in tasca, ma dicono non è obbligatorio metterla. Allora, io non la rendo obbligatoria domani mattina con un'ordinanza, perché voglio essere prima tranquillo che vi siano mascherine sufficienti, adesso indipendentemente dal fatto del gratuito o non gratuito, ribadisco, stiamo lavorando assieme alle farmacie per avere un grande ordine che dia l'opportunità a tutti di avere mascherine certificate nei luoghi in cui vanno utilizzate. Ma se avete la mascherina, ma è ovvio che ve la dovete mettere proprio in quel momento lì, non vi serve a niente per girare col cane, quella mascherina vi serve proprio nel momento in cui andate dentro il supermercato, dentro la libreria, perché oggi hanno aperto anche le librerie, dentro agli esercizi dove, o ai negozi per bambini, dove necessariamente avete uno spazio ristretto e dove in teoria lo stesso gestore del piccolo esercizio, così come la grande distribuzione, stanno mettendo in atto quelle entrate contingentate che facciano in modo che non si affolli la gente. Cioè, io non vi sto dicendo come la penso, vi sto dicendo com'è la cosa, perché altrimenti sembra che quella mascherina in realtà sia qualcosa che nel momento in cui me la metto io sono tranquillo perché non prendo niente. Non è vero, anzi, io quella mascherina la metto per non infettare eventualmente le altre persone. Ragion veduta, se siamo in un ambiente di tipo chiuso e abbiamo tutti la mascherina chirurgica, io sono responsabile rispetto alla persona che ho di fronte, la rispetto non soltanto socialmente ma anche dal punto di vista della salute, e non divento io uno strumento di propagazione del virus stesso. Lo sto spiegando perché qualcuno ancora mi chiede perché non avete distribuito tutte le mascherine, perché 31.000 mascherine erano una mascherina monouso da 2 ore a famiglia. Cosa avrebbe risolto? Niente. È più importante averle, quella mascherina, laddove va utilizzata, perché è quello il momento fondamentale dove utilizzarla, ivi compreso appunto quello che stiamo cercando di fare, di poter avere in tutte le farmacie ad un prezzo politico nel senso, si diceva così una volta, no? A un prezzo calmierato, le mascherine chirurgiche, che sono appunto essenziali per frequentare questo tipo di luoghi chiusi. Un'altra comunicazione che mi chiedete ultimamente, così mi permettete anche di darvi una novità sostanziale. Molti di voi mi chiedono come sta funzionando la questione dei bonus spesa e della raccolta alimentare. Allora, prima cosa, siamo immediatamente dopo Pasqua, sappiamo che ahimè, e questo da un lato è assolutamente una questione, ahimè, cattiva, perché vuol dire che un pezzo dell'economia è andato in grande difficoltà, ma non a caso, permettetemi di ringraziare ad esempio per le uova e le colombe che sono state donate dalla pasticceria San Francesco, così come altri nei giorni precedenti, ve ne abbiamo dato comunicazione su questa pagina, hanno donato i prodotti dolciari, purtroppo non utilizzati nel periodo di Pasqua per ovvi motivi, rimasti invenduti per il lockdown che stiamo vivendo. Ricordo a tutti che si può segnalare la propria disponibilità a essere volontari, fornitori o donatori, volontari, fornitori o donatori per la distribuzione dei generi alimentari. Cosa vuol dire? Vuol dire che se avete per quello che è il vostro mestiere, per quello che fate, degli alimenti che rischiate di buttare via, non sapete dove darli, dove, potete rimpinguare ulteriormente le borse alimentari che daremo a distribuzione. Se invece siete fornitori, avete dei grandi stock con prezzi competitivi, oppure semplicemente siete persone che sono in grado di mettersi in campo per poter fare i volontari e dare una mano alla distribuzione delle borse, potete scrivere a bonusalimentare
chiocciolacomune.carpi.mo.it. Bonus alimentare chiocciolacomune.carpi.mo.it. Trovate l'indirizzo ovviamente sul sito del comune di Carpi, città di Carpi. Trovate questo elemento, potete dire, scrivere, sono una persona che vuole venire a fare il volontario, sono una persona che ha una donazione da fare, oppure sono eventualmente un fornitore, so che state attivando i buoni alimentari, posso entrare nel circuito dei buoni alimentari, piuttosto che posso fare una offerta per una serie di beni di prima necessità che posso vendere in maniera assolutamente scontata. Sono state processate le domande che sono arrivate, sono state le uniche domande escluse appartengono soprattutto a due casistiche. Quelli che non erano residenti che hanno fatto domanda lo stesso, tema dei social, probabilmente alcuni non hanno recepito il confine amministrativo su cui ovviamente agiamo, quindi i residenti in questo territorio si trovano la domanda assolutamente accettata, oppure, come è accaduto, qualcuno ha fatto due domande allo stesso nucleo familiare. Vi avevamo detto che ci sarebbe stato il controllo incrociato e quindi il fatto di essere in due nello stesso nucleo familiare a fare la domanda, questo porta all'esclusione di una delle due domande, e questo è evidente. Detto questo, i numeri di chi ha partecipato a questo tipo di richiesta sono numeri importanti, significa che, ahimè, questo bisogno è un bisogno impellente, urgente. Al fine di non lasciare dietro nessuno, come Comune di Carpi abbiamo deciso di aggiungere 50.000 euro e 380.000 euro messi a disposizione dal governo. Questo significa che diamo in questa fase sia i soldi per il funzionamento, che non andiamo a tirare via dai soldi che ci sono stati dati al governo, e aggiungiamo soldi al fine di coprire tutte le domande che ci sono state presentate. Domande che troveranno risposta tramite la distribuzione in prima istanza dei bonus alimentari da fine settimana all'inizio della prossima settimana, poiché c'è un programma che sta sovrapponendo i codici delle domande rispetto ai bonus spesa. Quindi tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima troverete la risposta ai bonus di tipo alimentare. Ho, penso, riassunto un po' le informazioni più importanti che dovevo darvi nella giornata di oggi. Ho voluto spiegare questo tema importante che riguarda in particolare il livello di comunicazione dei decessi, perché è diventato un elemento veramente un po' disarmante per chi comunica, quindi mi auguro che da questo punto di vista si possa fare meglio, perché le cose si possono fare anche meglio. Infine rinnovo un appello che sto facendo da diverso tempo anche dentro la conferenza territoriale sociosanitaria e non solo. È fondamentale per noi in questo momento, uso termini utilizzati dal commissario Venturi, che ha detto siamo passati alla fase in cui ci difendevamo dal virus, andiamo ad attaccare il virus. È fondamentale però che si vada ad attaccare il virus laddove il virus continua a creare situazioni di contagio, e ivi compreso in particolare quelle situazioni di tipo domiciliare, dove ovviamente la situazione domiciliare può essere elemento di creazione di un focolaio domestico, che ovviamente necessita di avere strumenti ovviamente legati alle analisi che possano consentire un rapido riconoscibilità della situazione di tutto il nucleo familiare, altrimenti rischiamo di ovviamente seguire le regole da una parte, che vanno e sono ed è necessario continuare a seguire, perché altrimenti basta una crepa nella nostra rete di comportamenti per poter riniziare da capo, e l'ho detto all'inizio, ma dall'altra parte, se di attacco si tratti, è importante che, insomma, uso un termine un po' belligerante se volete, ma che lo strumento con il quale spariamo sia dotato di mirino, perché senza una dotazione di mirino rischiamo di sparare in generale, e quindi è su questo che penso in particolare le strutture sanitarie dovranno concentrarsi con dovizia di impegno nei prossimi giorni. Vi saluto e buona serata.